È un trionfo di fantasia creativa, lo stile eclettico che fiorì al Lido ai primi del Novecento. Conosciuto genericamente come Liberty, questo stile recupera e intreccia tradizioni decorative occidentali e orientali, attualizzando elementi simbolici, linee sinuose e decori floreali. È uno stile moderno che accosta con libertà e raffinatezza materiali antichi e del tutto nuovi. Ecco dunque che accanto al mattone, al marmo o alla pietra si inserisce l'uso del cemento, della ceramica, del vetro e del ferro. Siamo di fronte a Villa Adele 1911 dell'architetto Giulio Alessandri. È evidente il riferimento a forme veneto-bizantine, romaniche, e all'uso del mattone, elemento principe di tutta l'architettura lagunare, disposto a raggiera attorno agli archi o a spina di pesce, o in modo tale da evidenziare il chiaroscuro disponendoli a dente di sega, così come possiamo vedere nelle più antiche costruzioni di Torcello. Al linguaggio della tradizione si associano parti in ferro, come ad esempio la balaustra lungo la scala impreziosita dai decori zoomorfi. Ed è proprio il ferro battuto il protagonista del nostro approfondimento di oggi. Modellato dall'abile artista veneziano Umberto Bellotto, lo ritroviamo sotto forma di elaborati cancelli e recinzioni a margine dei giardini privati delle ville del Lido, illuminate da importanti lampioni in ferro e vetro di Murano. La grande intuizione di questo artista artigiano fu quello di battere il ferro fino ad assottigliarlo al massimo, dandogli la forma di nastri piatti, detti piattine. Quasi fossero una duttile e leggera materia, con essi il Bellotto creò ornamenti eleganti, flessuosi e leggeri, realizzando decori tratti dalla cultura paleocristiana, da quella veneto-bizantina o dai soggetti tipici del bestiario medievale. Esempi gradevolissimi sono presenti nelle cancellate delle più note architetture di Via Lepanto, opera di Domenico Rupolo. I tondi di Villa Adele dell'architetto Alessandri ci ricordano le patere e i plutei di San Marco e di Torcello, in cui gli animali affrontati rappresentano il popolo dei cristiani che si abbeverano e si cibano della parola di Dio, manifestata nei simboli dell'acqua e del grappolo d'uva. Al repertorio, attinto alla sfera del sacro, si accostano soggetti di un mitico passato, riproposto nei manufatti di gusto naturalistico, fiori e foglie. Non potevano mancare cancellate con le simbologie marine, come quelle che spiccano sull'eclettica architettura dell'Hotel Excelsior, con la conchiglia di San Giacomo e il cavalluccio marino e quella del delfino. Il motivo dell'impegno di Umberto Bellotto nella decorazione di cancellate e recinzioni in ferro è da ricercare nella storia di quest'isola, che a cavallo tra il XIX e il XX secolo si trasformò cambiando volto. Da isola conosciuta a pochi e frequentata dai viaggiatori del Grand Tour per il suo aspetto per lo più selvaggio, il Lido divenne in poco tempo un luogo di villeggiatura elegante e internazionale. Bellotto iniziò proprio ai primi del Novecento a collaborare con i maggiori architetti del momento, molti dei quali erano impegnati al Lido con progetti di alberghi e numerosissime ville residenziali atte ad accogliere intellettuali, artisti e aristocratici da tutta Europa. Il Bellotto lavorò molto anche accanto a celebri vetrai muranesi, tra cui Vittorio Zecchin, creando originali supporti in ferro per vasi in vetro soffiato e murrina. La qualità dei suoi manufatti valse all'artista la partecipazione a varie edizioni della Biennale d'Arte, ottenendo successivamente altre commissioni in alcune città italiane, tra cui Ravenna, dove
dove eseguì la cancellata della tomba di Dante Alighieri.